Ci sono stati degli aumenti dall'anno scorso a quest'anno che sono quasi triplicati sulla corrente elettrica, anche sul gas, per carità. Noi ci troviamo bollette che da sotto le 2.000 euro adesso paghiamo quasi 5.000 euro al mese di bollette. E facciamo fatica ultimamente per cercare di andare avanti, però che dobbiamo fare? E cerchiamo piano piano se riusciamo a trovare qualche altro lavoro, ma in giro il lavoro è sempre di meno. E le forniture scendono, ma abbiamo sempre, diciamo, meno richiesta perché ormai c'è una concorrenza anche sleale, anche diciamo, da quei panettieri che sono abusivi. È andato ad aumentare l'abusivismo. Certo, non si riesce a controllare perché purtroppo dove ti giri, trovi sempre che o lo consegnano casa per casa o magari lo rivendono a basso costo anche a qualche rivendita ormai. Quindi capita anche ai Ma supermercati non che ci possiamo fare distribuiscono pane poco. fatto in casa così. Questo Sì, fatto in casa. vale in tutti i settori, perché poi l'impresa che lavora o che non assume o che ha i lavoratori in nero o che non li paga o che fa una serie di cose, quello i problemi non ce li ha. Chi ce li ha è chi rispetta le regole, chi paga tutto quello che deve pagare, no, allo Stato. Quindi quelli hanno un serio problema ed è un problema mo molto serio del Ma costo del è lavoro. assurdo anche il fatto che i stessi supermercati prendano pane così da chi lo produce in casa, senza tracciamento, senza. Questo è grave. Non è, Questo, e Sgambelluri ha detto una cosa come importante. no? È grave, Danneggia l'intero settore e gravissimo. fa concorrenza sleale. È ovvio che fa concorrenza sleale a quei panifici che hanno del personale assunto e che hanno un costo del lavoro non indifferente, un costo del lavoro che è pesantissimo. Enzo, vogliamo raccontare quanto è aumentato il pane e quanto potrebbe ancora aumentare? Perché noi arriveremo a parlare del caro prezzi, no? Il caro vita, noi lo sappiamo, il pane è quotidiano, lo compriamo tutti e quindi potrebbe incidere. Qualcuno dice incide poco, qualcuno dice incide, ma ne parleremo perché ci colleghiamo poi di nuovo con Caccavari che su questo voleva dire la sua. Ecco, com'è la situazione dei Allora, prezzi? secondo me ancora un po' di speculazione diciamo, nel contesto della filiera c'è, secondo me, su quelle che sono le materie prime, però comunque gli aumenti saranno ancora perché le materie prime sono in aumento, come parlava prima il collega, è tutto in rialzo, quindi alla fine andrà a riscontrarsi un rialzo sulle materie prime, sul prodotto finale. Si cercherà di stare più bassi possibile perché comunque un prodotto di prima necessità, quindi su un pane classico cercare almeno di dare la possibilità alle persone di portare un pane a casa, però c'è da dire anche che negli anni è stato un po' svenduto quello che è prodotto, i sacrifici che si facevano la notte per garantire un pezzo di pane, non abbiamo mai dato un valore importante a quello che è veramente il cede del pane. Oggi, dovuto anche a questi rincari, bisogna un attimo cambiare anche modo diciamo, di acquistare, di curare il pane si buttava negli anni, quando uno costava pochissimo, si comprava, si mangiava il pane caldo e poi si andava comunque a fare spreco su tutto ciò. Oggi secondo me bisognerebbe dare valore a quello che facciamo e valore al prodotto finale che mettiamo sulla tavola, quindi cercare di non fare sprechi e di valorizzare i grandi sacrifici che fanno i panificatori e le proprie famiglie che magari fanno tante rinunce perché ci sono molti sacrifici dietro. Non ci sono giustificazioni per aumentare come stanno pagando i signori il doppio la semola. Io capisco il costo dell'energia elettrica, ma è pura speculazione perché il grano è già stato raccolto. Io potevo capire se il problema capitava tra giugno e luglio, ma il grano nei magazzini ha già costi certi dell'anno scorso. E quindi come si La giustifica un raccolta è aumento del stata genere? Come si può pura giustificare? speculazione. Io sto vivendo in Toscana, mi sono salvato perché ho pagato e ho preventivato l'anno scorso i lavori. Oggi mi trovo a comprare dei piccoli oggetti che sono diretto, molto Come si diretto. va? La canna fumaria del forno mi è costata 5 volte il prezzo dell'anno scorso. Quindi mi sono pentito a non averla comprata. E ora mi dovete spiegare come fa un pezzo di rame, dove non c'è tecnologia, dove non c'è cervello, dove non c'è costo, a quintuplicare di valore. Quindi non è solo il grano, la farina, l'olio di semi o lo zucchero. Non parliamo dello zucchero che sembra scontato, ma noi produciamo dei piccoli biscotti. Lo zucchero, vabbè, quello che usiamo noi, integrale di canna, tutto quello che vuoi, ma è aumentato del 25%. Ma lo zucchero è zucchero.
Cioè, e viviamo in un momento puro di speculazione totale, dove si stanno arricchendo altri, e io scommetto che non sono nemmeno italiani, perché i grandi padroni delle energie non è roba italiana. Chi governa lo spostamento dei cereali o l'economia dello zucchero e di altre materie prime non sono neanche aziende italiane. Quindi c'è qualcuno che sta spremendo il più possibile da queste mega speculazioni. Quindi io invito chiunque a cominciare a fare filiera locale, a guardarsi intorno e a cominciare a dire cosa possiamo autoprodurci. È chiaro che nel caso del pane che abbiamo trattato, questo si riflette in maniera molto molto forte, perché il pane è un bene necessario. Bene o male tutte le famiglie comprano una certa quantità di pane, e diciamo l'aumento dei prezzi incide, ed è questo un fatto rilevante, in maniera diversificata rispetto al reddito, cioè incide relativamente molto più sulle famiglie a basso reddito di quanto non incida sulle famiglie ad alto reddito. Ora, chi ha un reddito elevato, tutto sommato, spendere 3 euro o 4 euro, anche 5 euro al giorno per il pane non gli cambia nulla, quindi è una spesa che può tranquillamente sostenere, magari se proprio è necessario riducendo qualche spesa voluttuaria, magari prendendo qualche caffè di meno o uscendo di meno la sera, mentre per una famiglia monoreddito che fatica a arrivare al mese, quei 30-40 euro in più che ogni mese deve spendere per il pane possono anche fare la differenza. Quanto costa al chilo? 3 euro al chilo, quindi in genere quando prendiamo un pane mezzo chilo è, no? Un pane normale. Sì, certo, è mezzo chilo. Quindi con 1,50 euro compriamo un bel pane. Un bel tocco di pane. Come ma si non dice? È solo un bel tocco ci di ha fatto venire fame. Ci ha fatto venire fame. Senta, sono curioso di capire quanto paga il grano. Ah, vuole sapere, Apa Cimici, prego, perché è una bella domanda questa. Quanto paga il grano? Perché lo prende in loco, ma quanto lo paga? Lo pago 4 volte quello che loro... Allora, glielo spiego. Questa è una bella... In Italia, chi produce è quello che guadagna meno di tutti. Bravo. Per questo sul lavoro di uno si mangia in 5, in 6. Io non ho inventato niente. Pago il giusto al contadino. Il contadino riceve 3 volte quello che prima riceveva. Adesso che si può fare economia pure buona.